Nella sfida del mercoledì sera al Ciriesci scendono in campo il Disprima Porta contro i ragazzi del Santa Cruz. Inizia la gara, entrambe le compagini hanno guadagnato i 3 punti nella sfida iniziale di torneo. Arriva il tocco sotto, bellissimo stop di Mancino e Scavetto con il piede opposto ad ingannare l'uscita di Pellerini. È il Santa Cruz a sbloccare il risultato, lo fa con questa bellissima prodezza del numero 9 che adesso avanza a grandi falcate verso l'area di rigore, allarga il pallone, l'uscita di Pellerini che mette in calcio d'angolo. Ancora Santa Cruz, padrone del gioco e del campo, saltato secco, in uscita il difensore, poi la conclusione di Mancino, la palla all'angolo lontano, un gol che ricorda tantissimo la conclusione di Grosso nel mondiale del 2006, con questo Mancino praticamente senza guardare che termina all'angolo lontano. Santa Cruz è dunque che conduce per 2-0, sventagliata precisa e lunghissima, la sterzata dell'attaccante e la conclusione a rete, doppietta personale per lui, riesce ad infilare Pellerini in mezzo alle gambe, il numero 8 del Santa Cruz, squadra che si sta confermando di un potenziale offensivo veramente importante. Con il, di nuovo il pallone, questa volta il miracolo di Pellerini e la spazzata finale sulla linea di porta. Inizia il secondo tempo al C10. Calcio di punizione, battuto con grande veemenza, Pellerini allontana a mani aperte la sponda di Angeletti, prova a girarsi il centrocampista, bella trama offensiva qui del Disprima Porta che porta alla conclusione di Angeletti, si stampa sul palo dopo la parata del portiere. Avanza ancora il giocatore del Santa Cruz, prova ad incrociare, Pellerini si salva, allontana poi il numero 13. Ancora Dis con l'orgoglio stretto tra i denti, cerca di dire la sua, di provare a riaprire questa partita ferma sul risultato di 3-1. Deviazione ed eccolo qui il gol che riapre i giochi con Angeletti che sfrutta la conclusione del compagno spiazzando di fatto il portiere avversario. 3-2. Tocco centrale, la conclusione di destro troppo morbida, viene bloccata a terra dal portiere. Attenzione, pasticcia la difesa del Disprima Porta, l'uscita di Pellerini, ma non c'è bisogno del suo intervento, sparacchia altissimo l'attaccante. Bella apertura con Camponeschi che va a stoppare di destro, saltato secco l'avversario, incrocia, di nuovo una deviazione e di nuovo un gol, dunque pareggio, 3 pari dopo questa di nuovo carambola sfortunata in casa Santa Cruz con il numero 6 che è andato a mettere fuori causa il portiere. Prova a reagire il Santa Cruz, lo fa con il proprio numero 9, serpentina micidiale, poi il pallone allargato all'indirizzo del proprio numero 8, ci mette il piedone il difensore, stacco altissimo, doppio, il tiro e la palla che con una palombella morbidissima termina in rete, leggermente spiazzato fuori dai pali il portiere Pellerini per il Disprima Porta, trova una carambola dunque letale e finisce qui la partita, game over al Ciriaci di Roma, dove il Santa Cruz con un ultimo spunto riesce a guadagnare il 4-3 finale.